E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi andremo a vedere il primo passo che ci sarà da fare per andare a scrivere un moto al registro storico della Federmoto. Quindi il primo passo che andremo a fare oggi sarà quello appunto di richiedere il tesseramento alla Federmoto, a un moto club. Quindi passiamo alla schermata del PC. Vedete, qua siamo sul sito federmoto.it e vedete comunque ci sono tutti i vari servizi. È un sito molto molto completo. Quello che ci interesserà a noi per il momento sarà questo servizio qua, iscrizione al registro storico. Ok, intanto vi faccio vedere un po' tutte le prassi, c'è tutte le procedure online, noi andremo a farlo online. Ok, qua ci sono tutta la procedura, tutto l'elenco della procedura da fare. Dopo aver preso attentamente visione di criteri e modalità per effettuare la richiesta di iscrizione, è necessario tesserarsi a FMI mediante un motoclub oppure online con il Motoclub Italia. È inoltre possibile sottoscrivere la tessera member online ai motoclub che hanno aderito a tale servizio. Infatti dopo andremo a vedere che alcuni motoclub, non tutti, hanno comunque il tesseramento online. Qua poi bisogna fare le fotografie che andremo a vedere nel prossimo video. Ci sarà, vabbè, fare tutti i documenti necessari, le copie, e bisognerà mandare via la mail. E il pagamento sarà di 70 euro per l'iscrizione al registro storico. Quindi, però questo passo andremo a vederlo comunque nel prossimo video. Infatti oggi andremo a vedere un po' come si fa a fare il tesseramento in Federmoto o in un motoclub comunque online. Prima cosa che è da fare: andiamo a registrarsi in MyFMI, torniamo indietro, vedete qua in alto c'è scritto MyFMI. Io mi sono già registrato, comunque vi uscirà questa schermata, e qua non è ancora un account, registrati. Io mi sono già registrato, farò il login. Ok, qua vedete c'è tutta una serie di servizi, e quindi andremo noi oggi a fare il tesseramento, visto che non siamo ancora tesserati. E poi penso che una volta tesserati ci sbloccheranno tanti tanti servizi, comunque vedremo. Quindi tesseramento online Federmoto o motoclub. Qui vedete uscirà questa schermata, quindi andiamo a nuova richiesta tesseramento. Regione, scegliete la vostra regione. E qua vedete che vi esce l'elenco dei motoclub di Lombardia, questo qua, quelli che aderiscono a fare appunto l'iscrizione online. Quindi io andrò su Motoclub Bergamo, visto che è il motoclub della mia città, non del paese ma della città. Ci sono altri motoclub in provincia di Bergamo, però non aderiscono al tesseramento online. Quindi andremo a fare questa richiesta. Sì, andiamo a mettere i consensi vari.
conferma. Ok, qua c'è la richiesta. Ok, ragazzi, avete visto che abbiamo fatto l'invio della richiesta. Adesso dovremo aspettare che il motoclub a cui abbiamo mandato appunto la richiesta ci dia il consenso e poi potremo andare a fare tutti i vari, potremo andare a fare il pagamento, che in questo caso qua del motoclub di Bergamo è 50 euro. Vedete che comunque nella pagina che è comparsa della lista dei motoclub c'è tutto il prezzo, ci sono tutti i prezzi di tesseramento, quindi potete anche andare a scegliere quello un po' più economico. Però, cioè, io ho scelto quello della mia città, della mia provincia, quindi sono andato a scegliere quello. Quindi ci vedremo fra un attimo per voi, vi dirò quanto ho atteso, però penso che sarà questione di qualche giorno al massimo. Ok, ragazzi, è passato un giorno da quando ho inviato la richiesta, e adesso andremo a vedere che è arrivata la risposta, diciamo. Quindi vedete qua che è arrivata, è stata richiesta accettata dal motoclub, che è il motoclub Bergamo, e qua vi risulterà, nella casella paga potrete andare a cliccare e qua vi uscirà appunto la pagina per il pagamento. Quindi andrò a fare il pagamento, giustamente questo non ve lo farò vedere. Ok, una volta che avete fatto il pagamento, cosa molto semplice, risulterà pagata. Vediamo se una volta che avete pagato, poi vedrete qua che avrete la tessera attiva, potete andare premendo questo pulsante a vedere la vostra tessera e potrete accedere ai vari servizi. Quindi ragazzi, questo è il primo passo per andare ad iscrivere la propria moto al registro storico, ovvero quello di andare ad iscriversi a un motoclub o direttamente alla Federmoto. Niente, io spero che questo video sia stato abbastanza chiaro e utile. Ci vedremo nel prossimo video per parlare un po' di come andare appunto ad iscrivere la propria moto al registro storico. Io vi ringrazio ancora, vi ricordo di iscrivervi al canale per restare aggiornati e grazie ancora e ciao ciao!